Bene, carissime fratelli e sorelle, un breve pensiero oggi in questa prima domenica di Quaresima, nella ottava di San Corrado, qui a Noto. Vediamo la differenza tra la tentazione nella prima lettura di Eva e le tentazioni di Gesù nel Vangelo. La differenza tra la prima tentazione è la tentazione vinta da Gesù. Dicevano i padri della Chiesa che nel giardino Adamo cade, pecca e quindi trasmette all'uomo questo peccato originale, questa eredità di peccato. Nel Nuovo Testamento c'è sempre un altro uomo, alla fine in un giardino, nel giardino degli ulivi, e questa volta viene tentato come nel deserto, ma vince. Come vince Gesù quando incontra il diavolo? Mica gli fa le carezze, gli risponde a ogni tentazione, sta scritto, sta scritto, sta scritto. Ora, quando Dio crea l'uomo maschio e femmina, Adamo ed Eva, nel giardino mette tutto a disposizione dell'uomo, tutto. Gli dice: puoi fare tutto, ma non puoi toccare il frutto che sta in mezzo al giardino dell'albero della vita. Infatti il diavolo che cosa fa? Tenta, provoca. Non è vero che morirete. Ma il Signore non intendeva solo fisicamente, ma intendeva spiritualmente. Infatti mangiano, ma fisicamente non muoiono. Ma Adamo ed Eva sono stati creati immortali, immacolati. Sapete che sono quattro nella storia della Chiesa, i quattro immacolati. Non c'è solo la Madonna Immacolata. Sapevate questo? Non è solo Maria Immacolata, c'è Gesù che è Immacolato. Adamo è stato creato Immacolato, Eva è stata creata Immacolata. Ne sono quattro gli Immacolati, solo che Adamo ed Eva hanno perso, hanno peccato e quindi sono stati salvati poi da Gesù attraverso, ecco, l'esempio dell'Immacolato. Allora, se noi ci facciamo caso, per chi è attento alla scrittura, come era San Corrado attento, nell'Apocalisse, nel capitolo 2,7, Gesù stesso dice: al vincitore io lo farò, cioè io gli farò mangiare il frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino nel paradiso di Dio. Quindi noi, a differenza di Adamo ed Eva, se obbediamo, come Gesù nell'orto degli ulivi e come Gesù vince la tentazione col demonio, dicendo a ogni tentazione sta scritto, sta scritto, sta scritto, cioè dobbiamo rispondere con la Bibbia. Se noi vinceremo, vinceremo il frutto dell'albero della vita, cioè, a differenza di Adamo ed Eva, noi possiamo avere il paradiso terrestre, quello celeste, più il frutto dell'albero, quindi tutto è senza peccato. Ma prima della corona, dice San Paolo, non vince la corona se non chi ha lottato secondo le regole. La nostra corona, Gesù dice: sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita eterna. Allora, e della risurrezione, perché il mistero più grande della nostra fede è quello di scegliere la vita o la morte. E noi scegliamo la vita e la risurrezione. Questo è il mistero più grande, la risurrezione. Se voi fate caso, nell'arca di San Corrado, che cosa ci è messo al di sopra? Gesù che risorge. San Corrado ha fatto tutto questo perché anche lui voleva risorgere e voleva insegnare ai nettini e a tutti quelli che incontrava che si può uscire dalla cassa da morto. Questa è la risurrezione. Si può uscire dai funerali, si può uscire dai cimiteri. Allora, questi 40 giorni siano all'insegna dell'imitazione di Gesù, che quando incontra una tentazione, che può essere un pensiero nostro, che ci può dire: ma che ci fa? Perché devo andare in chiesa? Ma non è che se non andiamo lo stesso, non è necessario la domenica andare in chiesa, ogni tanto, o solo per la festa di San Corrado. Ma perché ti deve confessare? Ma che ci fa? Ti mette davanti al crocifisso? I sacerdoti che ne capiscono, sono peccatori anche loro. E voi dovete rispondere a voi stessi e per gli altri. Sta scritto. Per la confessione, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete rimarranno non rimessi.
E San Paolo dice: fatevi riconciliare per mezzo nostro con Dio. Quindi non ci si può riconciliare con Dio in modo pieno se non c'è la mediazione di Gesù, capo e il corpo. Gesù viene sulla terra, come il Padre ha mandato me, Gesù dice: anche io mando voi. Quindi manda il Papa e gli Apostoli, cioè manda Pietro e gli Apostoli, il Papa cioè e i Vescovi. Quando noi la domenica non c'è bisogno di fare la comunione, ma tanto, ogni tanto io entro in chiesa, faccio una preghierina a Gesù e lui mi ascolta. Gesù dice che in verità, anzi, in greco è amen, amen, sta scritto: se non mangiate il corpo dei figli dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Questa non è parola del figlio di Geppetto, che era Pinocchio, che dice le bugie. Questa è parola del figlio di Dio, che dice in verità, chi non fa la comunione e muore, deve, se muore conscientemente di pietà, allunga la strada. Deve fare il purgatorio, come dice il catechismo, cioè si deve purificare poi dopo. Ma già ci bastano 70-80 anni di sofferenza e poi dopo ancora la morte vogliamo altra sofferenza. Quindi chiediamo al Signore la grazia di rispondere al demonio, a qualsiasi pensiero nostro o degli altri, con la conoscenza della Scrittura. E allora assomiglieremo in qualche maniera a San Corrado, a Maria, ancora prima ai santi, poi a Maria perché è più alta, nel senso, come esempio, sei dalla prima a imitare Gesù e soprattutto di imitare Gesù. Noi siamo cristiani. Che significa cristiani? Imitatori di Cristo. E allora anche noi, se riusciremo con umiltà verso noi stessi, che siamo tutti deboli, e verso gli altri, allora anche noi un giorno possiamo andare nella vita eterna, ma soprattutto nella risurrezione, saremo giovani per sempre, non saremo più vecchi. Questa non è una favola, ma è un grande mistero. Per questo c'è la festa di San Corrado, ci sono le feste dei santi, perché tutti ci riportano a Gesù. Non ci sarebbe San Corrado se non c'era Gesù, non ci sarebbe San Francesco d'Assisi se non c'era Gesù, non ci sarebbe nessuno se non c'era l'esempio di Gesù, così importante come Gesù, che è l'unico che è morto ed è risorto, portando anche Maria con se stesso, perché Dio crea l'uomo, maschio e femmina, immacolati, e quando Gesù risorge, Gesù si porta anche Maria con l'anima e con il corpo per completare la creazione. L'uomo creato maschio e femmina cadde nel peccato, ma l'uomo nella tentazione e nell'orto degli ulivi, in Gesù e Maria, vince la morte. Gesù risorge perché è figlio di Dio e Dio stesso, e si porta in cielo, prima con l'anima, dicono i padri, e poi con il corpo, anche Maria, per dire che anche noi, umanità, possiamo risorgere con il corpo, belli, perfetti e giovani per sempre. Chi ci propone più di questo? Nessuno. Sia lodato Gesù Cristo. E buona ottava di San Corrado.